È stata stellare, nel vero senso della parola, come il futuro scende tra di noi in termini così semplici come se stessimo parlando al bar. Eppure è stato il momento molto alto di questo festival. Adesso affrontiamo un altro tema fondamentale che è la sostenibilità, e la sostenibilità anche questa la affrontiamo al massimo livello possibile. Con il Cavaliere del Lavoro Maria Cristina Piovesana, eh, vicepresidente nazionale di Confindustria, che chiamo sul palco. Ben arrivata. Oh, grazie. grazie. Bene. Buongiorno e un caro saluto a tutti, grazie per questo invito. Sicuramente beh, entusiasmante il panel di prima, effettivamente insomma, ci ha dato una visione di quello che è il futuro, veramente molto molto interessante, quello che un tempo poteva essere fantascienza, insomma si sta pian piano realizzando. Pensare comunque al futuro sicuramente non è un esercizio facile e creare un festival dedicato al futuro penso sia un bel atto di coraggio, soprattutto apprezzabile in un momento come questo dove di fatto fatichiamo a capire quale sarà il nuovo futuro, la nuova normalità. Per cui innanzitutto da parte mia desidero fare i complimenti ai promotori di questo festival. Ma vorrei partire da un ricordo. Qualche anno fa ho avuto l'opportunità di visitare un bellissimo museo, il, Muse, il Museo della Scienza di Trento sicuramente una bellissima opera che avvicina i cittadini poi a quello che è il mondo della scienza in maniera facile, in maniera interattiva e penso molto molto interessante e soprattutto utile di questi tempi quando molto spesso la scienza viene messa in discussione ma fra le tante cose interessanti e ben rappresentate che ho avuto modo di vedere, eh, al di là poi della scatola che è stata creata da Renzo Piano, che è veramente un'opera bellissima di architettura, ce n'è in particolare una che mi ha colpito. Ed è. La rappresentazione attraverso un video dei tempi che nella storia dell'uomo sono stati necessari per passare da una rivoluzione tecnologica all'altra, con le conseguenze, eh, le conseguenti eh, trasformazioni importanti, che eh, hanno avuto proprio nella vita dell'uomo, e che questo passaggio tecnologico ha di fatto determinato. Il filmato parte molto semplicemente dalla scoperta del fuoco, perciò dalle prime scoperte che hanno fatto sì che gli uomini in Soba abbiano cominciato quel lungo percorso che eh, oggi ci, ci porterà molto probabilmente addirittura a fare eh, delle installazioni sulla Luna. Dicevo, si parte dalla scoperta del fuoco, della ruota, di altre scoperte primordiali che sono stati dei veri e propri momenti fondamentali per la crescita dell'umanità e si arriva poi alle recenti rivoluzioni, dalla rivoluzione industriale, perciò la macchina a vapore, l'elettricità, l'informatica, le telecomunicazioni e per arrivare ai tempi nostri il digitale. Che cos'è che mi ha colpito di quel filmato? Il filmato evidenzia in maniera efficacissima e immediata l'accelerazione del tempo, ovvero sia il fatto cioè che i tempi di passaggio tra una rivoluzione e l'altra avvengono in un arco temporale sempre più veloce e con un'accelerazione che è praticamente impossibile da seguire e da comprendere guardando il video, cioè l'occhio proprio non riesce a seguire questo susseguirsi di immagini che sono velocissime e che rappresentano appunto le scoperte e il passare del tempo e l'accelerazione degli ultimi momenti. Dunque, c'è una sempre maggiore velocità e un sempre minore intervallo di tempo che intercorre tra quella che è una scoperta e l'altra. E questo mi ha fatto riflettere, perché quando noi parliamo di futuro dobbiamo essere consapevoli che oggi probabilmente dovremmo parlare non di un futuro e di una nuova normalità, ma bensì di tanti futuri. E in effetti. Il titolo che avete dato a questi tre giorni di riflessione sul futuro è appunto dal new normal, noi siamo abituati a una normalità sulla quale costruire e fare affidamento per le nostre vite, al never normal, che significa alla fine tanti futuri possibili e soprattutto... Quello che prima era una certezza sulla quale basarci, probabilmente è qualcosa che dovremmo abituarci invece di volta in volta a riuscire a cogliere. Perciò di una pluralità di futuri che nell'arco della vita di una persona potranno modificare radicalmente quelli che sono i parametri essenziali della nostra esistenza e dal modo di alimentarsi, per esempio, cioè, se noi pensiamo alla dieta mediterranea, oggi stiamo parlando di introdurre anche insetti che prima erano inimmaginabili, al modo di lavorare, al modo di... Condividere e di vivere gli affetti alle condizioni di benessere e a tanto altro ancora, che di fatto nel tempo sarà sempre più accelerato e cambierà. E dunque un futuro remoto beh, possiamo sicuramente pensarlo e immaginarlo, però, se ci pensate è quasi impossibile da prevedere. L'unica cosa veramente prevedibile è che ci troveremo ad affrontare un futuro caratterizzato da molti e sempre più veloci cambiamenti e trasformazioni. Questo è ineludibile e questo lo stiamo vivendo ormai tutti i giorni, molti dei quali, alcuni di questi cambiamenti di fatto saranno imprevedibili. Se vogliamo, ci siamo tante volte detti. Ma come la pandemia avremmo dovuto prevederla, qualcuno l'aveva detto, qualcuno no. Avremmo dovuto avere forse già dei vaccini. Ma com'era possibile se ancora non sapevamo chi sarebbe stato il nemico? Ecco, e la pandemia forse rappresenta proprio il fatto che ancora oggi siamo impigliati e ancora oggi la stiamo subendo, nonostante in qualche modo stiamo eh, cercando di reagire. E dunque ci sono dei fattori imprevedibili che dobbiamo però comunque imparare a gestire. Di fronte a questi scenari dunque l'intera umanità sarà chiamata ad affrontare costanti cambiamenti di contesto e di paradigma e qui potremmo prendere a prestito ciò che ci ha insegnato Darwin. Di fronte ai cambiamenti e all'evoluzione la specie che ha maggiore probabilità di sopravvivenza non è la più forte. È tutto sommato neanche la più intelligente, ma è quella che maggiormente si è allenata o è in grado di adattarsi il più velocemente possibile a quelli che sono i cambiamenti. La prima sfida, dunque, alla quale saremo chiamati, è quella di una sempre maggiore capacità di adattamento. E su questo dovremmo sicuramente fare una riflessione su come oggi sono impostati quelli che sono per esempio i programmi scolastici, i nostri bambini, i nostri figli dovranno essere allenati a cambiare molto velocemente e adattarsi a ciò che nel frattempo arriverà. Perciò dovremmo essere allenati comunque a modificare e a trasformare i nostri stili di vita, di lavoro, di relazioni nel contesto nel quale noi viviamo. Se nel medio e lungo termine dunque l'incertezza regnerà sovrana, noi però come esseri umani abbiamo bisogno di certezze. E quale potrebbe essere la certezza sulla quale governare, sulla quale basare questa capacità di cambiamento, di adattamento e di costituzione di un futuro possibile? La prima è senz'altro la capacità di influire sull'utilizzo delle risorse, risorse che non sono infinite, sullo sfruttamento dell'ambiente, rispettando anche l'ambiente, e poi sul cambiamento climatico. Noi viviamo oggi in un'epoca, in un periodo storico, geologico, che viene definito antropocene, ovvero sia l'uomo... Eh, l'attività dell'uomo effettivamente sta fortemente influendo sui cambiamenti eh, di quella che è la natura, di quello che è l'ambiente nel quale noi viviamo. Questo significa che se l'uomo influisce in maniera così importante ha anche la responsabilità allo stesso tempo di far sì che questa sua presenza così massiccia, così importante sulla Terra, questa sua capacità di modificazione, ecco, ha anche la responsabilità di far sì che questa, tutto questo sia sostenibile. Un futuro dunque che deve essere sostenibile, ma come? Abbiamo seguito... Due appuntamenti molto importanti e molto, molto significativi. Uno è stato il G20 quest'autunno a Roma e l'altro il COP26 a Glasgow. Entrambi questi appuntamenti hanno un merito importante e fondamentale. Il primo è che nessuno si salva da solo e che perciò c'è la necessità di lavorare tutti insieme. Non stiamo lì a discutere quelli che sono i risultati, mezzo eh, grado in più, mezzo grado in meno, tutti d'accordo, non tutti d'accordo. Il grande merito, a mio avviso, al di là del risultato, è il fatto di aver posto il tema ambientale come uno dei temi importanti, molto più di quanto era avvenuto nel 2015. Nel 2015, ricorderete, c'è stato l'accordo di Parigi. Era stato sicuramente molto importante, lo ricordiamo più oggi che allora, ma era rimasto un po' un accordo tra persone addette ai lavori. Oggi invece questo tema, grazie anche alla sensibilità e qui dobbiamo darne atto ai nostri giovani, è diventato patrimonio di consapevolezza universale. E quanto è accaduto proprio questa settimana a New Delhi o nelle grandi città della Cina e del sud-est asiatico rappresenta la più clamorosa e globale evidenza di quali siano le emergenze che oggi il mondo, che oggi la nostra terra, che oggi l'uomo nella terra deve effettivamente affrontare. E quindi cosa possiamo fare per creare le condizioni perché ci sia futuro? E speranza di futuro. E da questo punto di vista, ma l'ho sentito anche prima, e vorrei ribadirlo e vorrei, diciamo, sottolinearlo: io credo che un contributo molto importante, insieme a tanti altri, possa venire dal nostro sistema industriale. Prima eh, si è parlato di eh, futuro e di andare sulla Luna, ma eh, tutto questo lo si fa nel momento in cui c'è ricerca e nel momento in cui c'è anche industria che investe e che lavora su quelli che sono mezzi o quelli che sono eh, diciamo, strumenti atti a poter realizzare questi sogni. E perciò quando dico che importantissimo è il sistema industriale anche per eh, la sostenibilità, non lo dico per contratto, è chiaro eh, di fatto io sono espressione e sono portatrice di interessi in questo senso, ma voglio un po' diciamo, togliermi questo abito e invece dirvi che questa è veramente una conv convinzione perché è dovuta a una conoscenza e un'esperienza diretta. Eh, al di là della mia esperienza imprenditoriale ho fatto anche la presidente della, di un'importante associazione che è eh, su Treviso e su Padova e lì ho avuto modo di conoscere, di, di, di approcciare tantissime imprese e di conoscere tanti imprenditori e i loro collaboratori. E eh, vi dico che se c'è una speranza proprio perché... L'ho toccato con mano per quanto riguarda la sostenibilità e l'ambiente, quella speranza si chiama industria ed è un binomio che non sempre va d'accordo. Se ci pensate, ambiente e industria di solito non vengono messi insieme, anzi uno sembra quasi in contrapposizione rispetto all'altro. Oggi invece penso che sia espressione di una grande alleanza e di una grande speranza e per due ragioni. La prima è perché gli uomini e le donne che lavorano nelle nostre imprese sono gli stessi cittadini gli stessi giovani che credono nella necessità di avere comportamenti orientati alla sostenibilità. Ed è importante eh, riconoscere questo perché se all'interno di un'impresa c'è una comunità eh, di lavoratori, di persone che condividono gli stessi valori, ma che non sono solo dettati dai risultati economici dal, o, o dal PIL, ma che sono bensì eh, basati anche su quella che è l'attenzione verso la propria comunità, il luogo dove si vive il, si vive, il fatto di produrre cose belle, ben fatte, che devono durare nel tempo. Ecco, anche tutto questo è sostenibile e la nostra gente è così. La seconda, ancora di più, perché le nostre aziende sono depositarie di quelle competenze e di quelle tecnologie che oggi sono a servizio degli obiettivi che qui non vorrei definire di sostenibilità, ma bensì di futuro. Se ci pensate, con eh, il PNRR si parla in particolare di economia circolare. Di decarbonizzazione e di contrasto all'inquinamento. Ecco, l'economia circolare è tipicamente qualcosa che di fatto viene realizzata in maniera molto importante in, in Italia. Infatti, eh, e questo perché perché le nostre imprese manifatturiere, come noi sappiamo, hanno dovuto già da tanto tempo combattere oppure diciamo adattarsi ad una mancanza di materie prime che in Italia oggettivamente c'è, perché così è fatto il nostro paese e conseguentemente abbiamo imparato a non sprecare Abbiamo imparato il riutilizzo, abbiamo imparato che attraverso l'economia circolare ciò che prima poteva essere uno scarto di produzione oppure un rifiuto diventa invece materia nuovamente, materia prima-seconda che può essere riutilizzata. E tutto questo ci viene riconosciuto, eh, non viene detto solamente da quello che è il sistema confindustriale o le imprese, ma bensì ci viene riconosciuto a livello europeo e anche da organismi pubblici e terzi come per esempio Ispra, come ASVIS oppure Simbola, che riconoscono dunque al nostro sistema imprenditoriale quella che è una leadership assoluta che molto spesso neanche noi conosciamo. Una leadership assoluta, dicevo, sia a livello europeo che a livello globale su questi obiettivi, sui quali chiaramente dobbiamo insistere, ma dove di fatto siamo già depositari di conoscenza, di competenza, ma soprattutto, permettetemi, di cultura. Perché realizzare. Eh, processi di questo tipo significa anche avere una cultura ed una mentalità, perciò, che è orientata verso il rispetto dell'ambiente che ci circonda e il minimizzare quelli che sono invece gli sprechi. Ricordiamoci che siamo sempre il secondo paese manifatturiero europeo. Però mi permetto di aggiungere anche un'ulteriore riflessione e dobbiamo usare molta attenzione nel momento in cui affrontiamo temi come questi. Gli obiettivi di sostenibilità e di futuro che l'Europa si è posta in maniera ambiziosa e che noi condividiamo, devono fare attenzione, eh, devono prestare la massima attenzione a uno dei cardini alla base del, ehm, eh, del Green New Deal, ovvero sia... Ehm, non bisogna lasciare indietro nessuno. Da questo punto di vista un percorso che non rispetti i giusti tempi di adeguamento a questi obiettivi, che vogliono dire poi investimenti, investimenti importanti, costi da sostenere e soprattutto se non considerati anche in relazione ad altre aree competitive del globo, rischiano di eh, rimediare il clima e perciò magari il risultato lo si ottiene, ma di lasciare un deserto sociale alle spalle. Guardate, è come se in un certo senso ehm, in questi anni ci fosse stata una sorta di bulimia del consumo. Ecco, non è che cambi da oggi a domani come una persona che effettivamente abbia ecceduto nel mangiare. Non è che improvvisamente gli togli e questo sta subito meglio e le cose le hai risolte. E così è per quanto riguarda la nostra economia. Serve sicuramente eh, equilibrio. E serve soprattutto accompagnare affinché le cose avvengano e affinché non si perda eh, e non si lasci proprio indietro nessuno. In altre parole, dobbiamo stare attenti a non eh, generare una situazione che a volte, mh, usando una battuta così, che... Eh, Ehm, che rende l'idea, insomma, l'intervento è perfettamente riuscito, ma il paziente è morto. Perché, come dicevo prima sul ehm, Green New Deal, noi dobbiamo fare molta attenzione a quello che è da una parte il tema dell'ambiente, dall'altra parte accompagnare anche affinché ci sia comunque una pace sociale. Perché certe trasformazioni le fai, a mio avviso. Oh, le puoi fare in due modi, uno obbligando, ma non è il nostro sistema. Il nostro sistema fortunatamente è un sistema democratico e per cui, perciò noi abbiamo bisogno che la maggior parte delle persone faccia proprio questo obiettivo e lo senta come proprio e continuino ad insistere in questo senso. Oggi quando parliamo di sostenibilità e futuro usiamo un'espressione che va oltre il dato meramente ambientale infatti. Infatti eh, l'acronimo è ESG, ovvero sia environment, l'ambiente, social, il sociale e governance. Questo significa che i processi verso una sempre maggiore sostenibilità, sulla quale tutti siamo convinti, devono tener conto dunque non solo di quello che è l'ambiente, ma anche della necessità, e qui insisto in maniera forte, della necessità di assicurare tenuta e coesione sociale. Oggi infatti la sostenibilità può significare anche costi che non tutti sono in grado di sostenere e l'uscita dal mercato di molte imprese con quello che potrebbe essere il negati la negativa ricaduta sul piano occupazionale Sarebbe veramente deleterio in un momento dove vediamo poi che ci sono delle tensioni sociali in atto e che eh, di fatto eh, possono minare anche quello che è un percorso invece verso una sostenibilità, verso eh, l'ambiente. Il ministro Cingolani... Um, in un'intervista uh, ha detto una frase secondo me molto interessante: "Il percorso verso la sostenibilità dice e il futuro non può essere non può non essere un pranzo di gala". E io aggiungo, aggiungo il percorso verso la sostenibilità e il futuro può, scusate, non essere un pranzo di gala, cioè dicendo che può essere è sicuramente una cosa comunque complicata. Io oggi aggiungo che vale anche il contrario. Noi dobbiamo assolutamente usare l'attenzione che viceversa il percorso verso la sostenibilità non sia proprio un pranzo di gala al quale però possono essere ammessi solo pochi privilegiati e che invece escluda fasce rilevanti di cittadine, di famiglie e di imprese. Ma il tema della sostenibilità coinvolge e del futuro coinvolge anche un altro tema. È un tema a me molto caro e ho visto, insomma, ci sono ultimamente. Vedo che ci sono vari articoli e vari opinionisti se ne stanno interessando. A mio avviso, in maniera corretta e necessaria, urgente e già in ritardo. Ed è il tema della demografia. Il nostro futuro ci pone infatti di fronte a un grande dilemma. Pensate. Da un lato c'è un problema di sovrappopolazione mondiale. Nel giro di breve tempo noi arriveremo a 8 miliardi, e 8 miliardi significa una grandissima richiesta di energia, energia sotto tutti i punti di vista, dal cibo a quella che è l'energia per scaldarsi, per raffreddare, eccetera. Dall'altra parte, noi abbiamo paesi che stanno affrontando invece un problema grande di denatalità. E il nostro paese è effettivamente tra questi. Ricordo circa due anni fa, il Santo Padre lo ha definito l'inverno demografico. Ecco, io credo che come Europa, come Italia, se noi vogliamo veramente guardare al futuro, assicurare poi la sostenibilità al nostro sistema previdenziale e soprattutto a quello che oggi sembra un po' dimenticato, il debito pubblico, ma che probabilmente tra uno o due anni tornerà effettivamente ad essere un tema dibattuto, okay? noi non possiamo non interrogarci su quali siano le forme, i modi, gli investimenti necessari già ieri. Per cui se lo facciamo siamo già in ritardo, ma diciamo oggi dovremmo già promuoverli, per rimettere al centro la natalità nel nostro Paese, in una prospettiva poi che è di interesse di tutti, perché significa sostenibilità anche intergenerazionale. La maternità e paternità è ci. Tengo molto a dire maternità e paternità perché quando parliamo di genitori parliamo di due persone, parliamo di mamma e di papà. In altre parole vanno rimesse al centro delle nostre politiche attive, proprio come espressione di una volontà di futuro. Se vogliamo parlare di futuro, noi dobbiamo parlare di famiglia. E parlando di politiche attive non posso non pensare anche a quali trasformazioni questi processi di transizione determineranno anche nel mondo del lavoro nel quale io mi trovo ad operare quotidianamente. In primis, naturalmente, mi riferisco alle trasformazioni sul piano della professionalità, vorrei dire con un'espressione ancora più concreta dei mestieri. È di comune consapevolezza che la metà circa delle professioni oggi esiste esistenti non esistevano vent'anni fa ed è altrettanto comune consapevolezza che tra 20-30 anni molte delle professionalità di oggi potranno pure non esserci più. Ed esserci invece una forte domanda, l'abbiamo sentito anche prima col panel che ci portava eh, ad immaginare eh, mondi veramente diversi, è chiaro che ci sarà bisogno di professionalità che ad oggi magari non possiamo neanche immaginare o quantomeno non ci sono. Secondo uno studio condotto quest'anno da Union Camere e Dampal, si stima che nel prossimo quinquennio noi avremo un fabbisogno di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di posti di lavoro, di cui circa 700 mila saranno richiesti dall'industria. In questo contesto, solo per fare qualche esempio, la stima del fabbisogno di competenze green è di circa 2,3 milioni di lavoratori, il 63% del fabbisogno del quinquennio e quella di competenze digitale di circa 2 milioni, ovvero sia il 57% del fabbisogno totale. Ma non solo. Voglio riferirmi anche più decisamente alle trasformazioni che incideranno sui tempi, sui modi, sui luoghi in cui potrà svolgersi il lavoro. Noi oggi stiamo vivendo dei cambiamenti che stanno veramente stravolgendo in brevissimo tempo poi i concetti di tempo, cioè l'orario di lavoro e di spazio, eh, il posto di lavoro, il classico posto di lavoro, con i quali noi siamo cresciuti, per cui era la nostra normalità, sui quali poi si è impostato anche tutto il nostro sistema legale, sui quali si basa la regolazione di tutti i contratti collettivi che noi oggi conosciamo, pubblici e privati. E guardate, non è solo una questione di smart working, perché quando insomma, eh, parliamo di un cambio, uno dice eh, sì, è cambiato, adesso si fa lo smart working. Eh, ma smart working significa un cambio, eh, un cambio importante. Ma non è solamente un cambio eh, perché c'è lo smart working, è proprio un concetto che si sta ribaltando. Da questo punto di vista, dunque, anche sul fronte del lavoro, credo che il futuro ci chiamerà a cambiare le nostre categorie mentale, il sistema di regolazione e le modalità di scambio tra quello che è il lavoro e quello che è il capitale, che se ci pensate è frutto ancora di una giurisprudenza del Novecento. La tradizionale distinzione giuridica tra obbligazione di mezzi che individua le prestazioni di lavoro subordinato e l'obbligazione di risultato che individua le prestazioni di lavoro autonomo e di impresa, credo veramente sia destinato ad essere superata dai fatti. Perché c'è sempre una maggiore commistione e combinazione di queste modalità e di queste regole e dovremmo dunque immaginare sempre di più un attento coinvolgimento del lavoro nell'attività dell'impresa e il lavoro sempre più coinvolto anche nel rischio di impresa. Sembrano concetti facili, ma di fatto stravolgono quello che finora noi abbiamo fatto. Gli esempi eh, potrebbero essere anche molti altri, ma non mi voglio dilungare su questo tema, cerco di dare un po' delle, delle pillole. Vorrei solo aggiungere, concludendo, che un pezzo di futuro si imporrà a noi come effetto delle tante vicende e novità, molto spesso anche imprevedibili, che caratterizzeranno il futuro più prossimo e quello più remoto. E su questo forse noi avremo delle limitate capacità di incidenza, semplicemente dovremo adattarci o dovremo reagire. Ma sicuramente un pezzo di futuro dipenderà dalla nostra di volontà, dalla nostra capacità di avere un chiaro punto di riferimento. E allora uno dice, ma qual è il punto di riferimento? Io penso sia, ed è legato all'ambiente, alla sostenibilità, all'industria, a chi lavora all'interno delle nostre imprese, alla denatalità, io penso che la centralità sarà la centralità della dimensione umana. E in Italia noi partiamo avvantaggiati perché eh, nelle nostre imprese, nella nostra comunità, nel nostro, eh, diciamo, nel, nei nostri valori, sicuramente c'è una cultura umanistica di cui siamo custodi ed eredi con tutto il peso chiaramente dei valori e dei significati che nei secoli ha sedimentato. Ma questa cultura umanistica che fa parte di quella base valoriale sulla quale si basa la nostra società, penso sarà proprio quella che ci aiuterà, come una vera e propria bussola, ad orientarci verso degli approdi sicuri, anche quando ci saranno quelle turbulenze che senz'altro capiteranno. Dove ci sembrerà di non aver via d'uscita, dove ci sentiremo fragili, ma che ci metteranno alla prova. Ma se noi, facendo memoria, ritornando alla memoria, se noi eh, diciamo poniamo l'uomo al centro. E quella cultura umanistica che ci contraddistingue la valorizziamo ulteriormente. Ecco, io penso che il futuro del nostro paese potrà essere un futuro ancora positivo. E aggiungo. Un futuro non solo per il nostro Paese, ma un futuro che sia d'esempio, perché oggi noi abbiamo veramente bisogno di esempi positivi per tracciare qual è la via del futuro. E questa probabilmente è una richiesta che arriva non solamente eh, diciamo, da da un convegno di oggi o non solamente dalla nostra di comunità, ma oggi c'è veramente la necessità di qualcuno che dia l'esempio e che eh, dia speranza e fiducia per il futuro. Ecco, eh, io vi lascio con questo pensiero e augurando a tutti, soprattutto non so come sarà il futuro di ognuno di noi, ma io auguro a tutti veramente di avere speranza e di avere tanta tanta fiducia. Grazie e buona serata.